Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dallo Sri Lanka. È la seconda giornata intera di viaggio e ci aspettano 3 ore di auto per raggiungere la destinazione di oggi. Adesso risaliamo in auto che puzziamo di pesce. Oddio, non mi sento più le gambe. Mi sembra di essere rimasto in macchina per un'eternità. Non è mattino, perché canta il gallo? Ok, ci siamo fermati a mangiare nel primo ristorante che abbiamo trovato lungo la strada. È piuttosto turistico, ma il buffet sembra invitante. Ho preso due tipologie diverse di riso, quello mongolo e quello al cocco, che è buonissimo. Un po' di verdura, un po' di lenticchie, pesce secco cucinato in qualche maniera strana, questa roba gialla e il pane karasau, che ha un altro nome, ma io continuerò a chiamarlo pane karasau. Le lenticchie sono piccantissime. È tutto mega piccante. Dobbiamo stare leggeri perché dopo ci aspetta la scalata. Il pranzo in questo ristorante non era male, solo che abbiamo speso più del doppio rispetto a ieri. 5,60 euro a testa, che sono pochissimi per pranzare, però vi fa capire quant'è la differenza tra posti turistici e non turistici. Roberta ci ha fatto fermare in questo baracchino lungo la strada perché sapeva che mi serviva, salve, almeno una Red Bull prima di fare la scalata. Quindi ci ha fatto passare dietro al bancone. La signora ci ha tipo aperto il frigo di casa e c'erano due lattine, le abbiamo prese così siamo belli carichi. Raga, ci sono 36 gradi, la cosa che mi preoccupa è quella. 36 gradi e 1200 gradini. E comunque la nostra guida ci teneva a dirvi che quello è un albero di apple mango. Loro lo chiamano così, cioè mango a forma di mela. Apple mango. Apple mango. Mi ha regalato il mango. Ti ha regalato il mango? Thank you very much. Ragazzi, mi hanno appena dato una notizia bruttissima, ovvero che a Sigiriya non si può volare con il drone. Allora, forse si riesce se paghi, però non vorrei rischiare di finire nei casini, quindi mi sa che lo faccio volare adesso. Evito volentieri di farmi tutta la scalata con il drone appresso, che magari dopo non lo posso neanche usare. Beh, già che ci sono, vi faccio vedere la mia stanza, che è davvero molto carina, super spaziosa, gigante, sono qua da solo, ma soprattutto c'ha l'accesso diretto al giardino, dove c'è anche la piscina, e una cosa che non mi era mai capitata, il router del wifi direttamente in camera. Fantastico. Siamo appena arrivati ai piedi di Sigiriya, l'ingresso costa sui 16 dollari, ma i nostri biglietti sono stati gentilmente offerti dall'ente al turismo. Pochino. La nostra guida parla un po' di italiano. Iniziamo da qui a contare i gradini, dovrebbero essere 1200. 17 li abbiamo già fatti, siamo a buon punto. Mi ricorda un po' Ayutthaya, la vecchia capitale della Thailandia. Qui c'è un coccodrillo. Preparatevi alla vista spettacolare che ci sarà dopo questi alberi. L'altezza mi sembra più o meno la stessa del Tiger Cave Temple, il Wat Tham Swea, che si trova nel sud della Thailandia vicino a Krabi, no? Più o meno il numero dei gradini è anche lo stesso, solo che questa montagna è molto più imponente. Mi spiace troppo. Madonna, quanta gente che c'è! Ci sono le scimmie. Io le odio le scimmie. Ci sono dei pazzi che lasciano qua le scarpe e fanno la scalata a piedi nudi. Io non sarò uno di loro. Sto passando all'interno della porta degli elefanti. La sabbia rende i gradini molto scivolosi e c'è anche un cartello con scritto di fare silenzio perché ci sono le vespe. Perché le vespe sono attirate dalla voce e dal rumore. Già da qui c'è un panorama pazzesco. Prima la scala non era questa qui che sto facendo adesso, era quella qua. Non
Non si possono fare le foto agli affreschi perché il sole che batte non gli dà fastidio, ma i video sì. Adesso ci avventuriamo su questa scala chioggia pericolante. Guardate quanto siamo in alto. Praticamente questa qua si chiama la parete degli specchi perché era intonacata con il miele, quindi quando il sole batteva su questa parete qua rifletteva gli affreschi su questa qui. Perciò se tu proseguivi lungo questo sentiero vedevi gli affreschi da tutti e due i lati. Insomma, ti veniva le vertigini e cadevi. Il panorama è alla sinistra? Alberi. Ci sono i bambini che ci dicono arigato, ci hanno scambiato per giapponesi. Siamo arrivati davanti alla porta dei leoni, che è bellissima, è una cosa proprio da film. E qui c'è la tenda pronto soccorso, perché se qualcuno viene attaccato dalle vespe non può più proseguire. È vietato, deve fermarsi qua e farsi aggiustare. Ad aggravare la situazione ci sono anche le scimmie che ci tirano i loro avanzi di cibo. Opera! Aiuto! 1248, 1249, 1250, 1251, 1252. Siamo in cima, ragazzi. Più di 1250 scalini siamo arrivati in cima. Non ho mai avuto le sopracciglia così sudate in tutta la mia vita. Però guardate che vista, ne vale troppo la pena. Stiamo iniziando a scendere, ci sono i gradini molto sottili e io ho parecchia paura, anche perché ci sono tutti questi gnomi lungo la strada, aiuto! Aiuto, una paura che non potete capire. You are a Sri Lankan YouTuber. Yeah. Wow, that's crazy. How many subscribers do you have? This Sri Lanka vlog. Hey. Have a nice day. Hold on, you are gonna be in my vlog. Alright, subscribe. Take care. Bye. Ho beccato forse l'unico YouTuber sri lankese. E siamo già tornati alla Porta dei Leoni. Gli altri saranno già giù, ma io sono rimasto incantato dalla bellezza di queste scimmie con i bambini in braccio. Ho appena pestato una cacchina di scimmia. Comunque noi prima eravamo là sopra. Cioè, ragazzi, guardate che roba. Qua hanno staccato via un pezzo di montagna. Hanno scavato con lo scalpello in mezzo a questa roccia. Questa qui è la Audience Hall, quindi la sala del consiglio. Sopra c'era la, cioè il palazzo dell'imperatore. Viveva lì. Comunque direi che a livello di fatica è paragonabile a Petra, però un po' più concentrato. Ciao ciao Sigiriya, abbiamo finito. Allora, già che ci siamo, vi racconto qualcosina di più a proposito di quanto avete appena visto. Dal 1982 Sigiriya è uno degli 8 patrimoni UNESCO dell'isola dello Sri Lanka e al giorno d'oggi penso sia la location turistica più conosciuta a livello internazionale e anche la più frequentata, nonostante quando siamo andati noi ci fossero soltanto persone del posto, cioè non è che abbiamo trovato tanti turisti occidentali. Geologicamente parlando ha una forma abbastanza curiosa perché è praticamente un panettone enorme all'interno di una vastissima pianura. Te dici, come c'è finito lì? Perché non è una catena montuosa, è un ex vulcano. Si tratta di una roccia magmatica enorme poggiata su una collina ed è ciò che rimane di un vulcano modellato dall'erosione. Probabilmente Sigiriya era abitata già ai tempi della preistoria, ma le rovine del palazzo che siamo andati a vedere noi, cioè il palazzo che però adesso non c'è più, risale alla seconda metà del V secolo d.C. perché un bel giorno il re
Cassiapa, Cassapa, non lo so, sul sito dell'UNESCO è scritto Cassapa, decise di costruire sulla sommità di questa roccia il suo palazzo, la sua capitale, probabilmente per fini puramente strategici, dato che per quanto possa essere complicato, e probabilmente ci sono anche morte delle persone costruendo, no, il palazzo sopra a Sigiriya, tu hai una visione periferica a 360 gradi di tutta la pianura circostante. È un'ottima fortezza perché alla fine hai soltanto un'unica via d'accesso da difendere, e soprattutto, secondo me, è anche un modo per posizionarsi in maniera fisicamente sopraelevata rispetto ai tuoi sudditi che stanno, cioè i sudditi stanno sotto e sopra la roccia c'è il re. Io ero molto affaticato dal fatto che comunque avevo uno zaino pesante pieno d'acqua, con l'attrezzatura costosa in mano, sono una persona abbastanza goffa che inciampa facilmente su quelle scalette, non era proprio il top, però se salite tranquillamente senza lo sbatti di dover filmare ve la godete, poi fate le foto una volta arrivati in cima. Tra l'altro, detto onestamente, se in cima non ci fosse stato nulla, quindi zero rovine, zero valore storico, sarebbe comunque stata una bella esperienza, perché il panorama, poi le scimmie, il fatto che incontri la gente del posto, ho beccato pure uno youtuber dello Sri Lanka, cioè è stato molto molto bello. Comunque adesso andiamo a farci un bagno in piscina. Brucia, perché brucia gli occhi così tanto? Ah! Ho bagnato il telefono. Wow ragazzi, che spettacolo! Il tramonto sulla palude. Di là sto asciugando le ultime cose col foam perché fuori c'è troppa umidità e ho paura che rimangano bagnate tutta la notte. Comunque ho le mie solite mille cose da fare, quindi vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video di oggi, nella speranza che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo come sempre ogni domenica alle 11 con una nuova avventura sul canale. Domattina sveglia alle 5, ci aspetta tipo un safari nella giungla, non ho capito. La scala è attaccata con la Vinaville. Permesso.